ragazzi, bentornati in questo terzo, anzi vabbè, se è secondo però sarebbe terzo episodio di Starbound. Oggi partiamo da qui perché sono già andato un po' avanti, c'è cioè, tipo sto coso che già mi stava attaccando, direi perfetto. Cosa dobbiamo andare a fare oggi? Dobbiamo un pochettino esplorare la zona che c'è qui a destra appunto del mondo, quindi pian piano la genereremo andando avanti. Però prima di partire all'avventura volevo dirvi una cosa. Praticamente, tanto sì, sono partito con pochi cuori comunque perché per l'appunto non avevo niente di particolare, dovremmo anche cucinare un po' di roba qui. Comunque, ultimamente sto registrando con Action Mirillis, che per chi non lo conoscesse è un ottimo programma di registrazioni. Sono avvelenato, mi sa che mi tocca ripartire perché muoio. È un ottimo programma di registrazione perché uno è molto, diciamo, completo, per farvi capire, è adatto alle esigenze di chiunque. Qui adesso ripartiremo dalla zona iniziale. E seconda cosa, perché è, diciamo, una specie di Fraps, ma più leggero, tra virgolette, perché è molto più personalizzabile. E comunque mi trovo meglio per l'appunto, anche perché in alto a destra, dove ce l'ho in sto momento, mi dice anche il tempo con cui sto registrando, eccetera. Quindi lo metterò anche in descrizione e vi consiglio di andare a dare un'occhiata perché non costa neanche molto, perché la licenza di base non parte da tanto, dovrebbero essere 30, quella home chiamata la licenza di base, tra virgolette, dovrebbe essere sui 17 euro e qualcosa. Questo è uno scudo, penso. Figata, ti blocca i colpi. Però dobbiamo anche ammazzarli. E quindi, niente, vi dicevo, vi consiglio di dare un'occhiata perché è veramente molto, molto bello come software. Ma io, mi avete detto di ammazzare sti tizi con l'arco perché mi droppassero la carne, però no, ma te la droppano anche così questi invece. Vabbè, dobbiamo andare appunto in esplorazione da sto lato perché man mano ci genererà il mondo e speriamo di trovare qualcosa, visto che sappiamo già cosa c'è al di là della zona dove siamo andati l'ultima volta. Quindi appunto ci servono nuove zone. Ma solo guardando che quel tizio non si giri di scatto. Sono anche in due. Vediamo che non. Ok, perfetto. Dicevo, per